Sant'Elpidio a Mare è un borgo medievale arroccato su una collina. Da qui la vista è strepitosa su tutta la vallata circostante e qui Barbara Settembri da qualche anno ha aperto la sua realtà, la Locanda dei Matteri. Barbara è una ragazza giovane, intraprendente, con una grande passione per l'arte culinaria e il suo territorio. La mia passione per la cucina è nata quando ero piccolina. Poi ho frequentato la scuola alberghiera, mi sono iscritta alla Scuola Nazionale di Cucina Italiana all'Alma di Colorno e poi eccomi qua nel mio locale. Barbara mi ha fatto conoscere Elia, il suo braccio destro, con il quale condivide il suo lavoro in cucina. Una cucina che porta a tavola piatti che parlano di storia e di territorio. Io definirei la mia cucina semplicemente tradizionale, anche se ogni tanto mi permetto di fare qualche rivisitazione, un po' di innovazione. E scelgo materie prime direttamente da piccole aziende agricole, dal pescatore, da piccoli produttori. Andare a fare la spesa con Barbara è stato molto divertente. Siamo andate a comprare del formaggio in un piccolo caseificio locale e poi da lì ci siamo spostate dai pescatori del porto di Civitanova a comprare del pesce. E la cosa più bella e divertente è stato poi fermarsi in riva al mare a farci due chiacchiere sotto il sole. Il piatto che vi presento è un filetto di manzo cotto a bassa temperatura con cicoria, zucca e salsa alla birra. Il piatto che ci ha presentato Barbara contiene nei suoi ingredienti il suggerimento per l'abbinamento ideale. In questo caso sarà la 10 luppoli, le bollicine del birrificio Angelo Poretti.